Allora, piacere a tutti. Io sono Nicola Bottin, sono il direttore commerciale di NTC, nell'azienda che funge, tra virgolette, da eventuale general contractor per quanto riguarda gli interventi in ecobonus al 110% o anche per interventi che possono ricadere in detrazione fiscale al 50-65%, usufruendo eventualmente anche della cessione del credito. Ok? NTC è un'azienda che commercializza impianti per l'efficienza energetica dal 2010. Okay. Allora, cosa importante? Ovviamente adesso l'aspetto più importante è quello riguardante l'ecobonus al 110, perché è quello che ha stravolto in maniera abbastanza importante tutto il mercato energetico e della riqualificazione edile e termica ed elettrica degli immobili. Allora, tengo a fare una precisazione importante, non so, magari sarò ripetitivo, magari Romeo ha già fatto tutto e vi ha già spiegato, però magari, come si dice, ripetere magari giova anche a voi, quindi permette di capire le cose in maniera più approfondita. Allora, partiamo da quello che è l'articolo fondamentale ad oggi emanato nel decreto rilancio, che è il 119. Okay? Il 119 parla degli interventi trainanti per quanto riguarda la possibilità di accedere all'ecobonus al 110%. Allora, ieri ho visto che anche nella chat di Roberto è stato inserito una bozza di modifica di quello che è l'articolo con gli ultimi emendamenti erogati e approvati in teoria dal Parlamento. Non è ancora stata convertita in legge questa bozza, ma credo che non dovrebbe subire ulteriori variazioni. Allora, facciamo una premessa, ovvero di quello che è ad oggi una cosa sicura e conclamata, che sono i tre tipi di intervento trainanti, ovvero la prima tipologia di intervento è l'isolamento delle superfici opache, orizzontali, verticali, e adesso hanno aggiunto anche quelle oblique, ovviamente per quanto riguarda il tetto, che deve incidere almeno il 25% della superficie totale disperdente di un edificio. Ok? Allora, è importante la parola edificio perché? Perché in questo caso qua noi dobbiamo intervenire su tutto l'edificio. Che esso sia una casa unifamiliare, una bifamiliare, una trifamiliare o un condominio, noi sappiamo che abbiamo il 25% di superficie totale disperdente. Ok? Perché questo fatto è importante? Perché noi non possiamo andare dall'appartamento o dalla singola porzione di trifamiliare e considerare il 25% solo di quell'unità. Noi dobbiamo sempre ragionare in termini di edificio. Okay? Che sia un edificio fatto a L, fatto a C, fatto a X, non importa. È un edificio, è un unico edificio e noi dobbiamo intervenire su quello. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi dobbiamo fare una tipologia di cappotto, dobbiamo calcolare almeno un quarto di tutta la superficie. Ok? Partite da un altro presupposto, che l'obiettivo poi è quello di efficientare tutto l'edificio. Quindi se io vado a mettere il cappotto sul 25% di una porzione dell'edificio, alla fine capirete anche voi che sarà molto difficile dare un miglioramento di due classi energetiche dell'immobile. Perché ovviamente più superficie io vado a coibentare, ad isolare, più facile sarà poter isolare tutto l'edificio. Ok? Hanno aggiunto all'interno dell'articolo 119, dell'articolo 1, comma A, il fatto che si possa intervenire anche su unità immobiliari, sì dall'interno di edifici plurifamiliari, ma che hanno diciamo, un accesso autonomo indipendente. Cosa vuol dire? Che se io ho una serie di villette a schiera, e io ho la possibilità di intervenire solo su una o due o tre di queste villette a schiera, posso farlo perché vengono considerate comunque unità indipendenti, quelle che hanno l'accesso privato. Ovviamente qual è la differenza? La differenza è che il condominio si intende un edificio dove ho un vano scala e dove tutti i condomini mi entrano attraverso il vano scala, quindi non hanno un accesso diretto singolo. Mentre per quanto riguarda le villette a schiera, le bifamiliari, le trifamiliari, se hanno un accesso diretto singolo, quindi indipendente, sono praticamente considerati come case unifamiliari. Okay? Quindi posso intervenire anche sulla singola unità abitativa. E questo è un aspetto che prima non era considerato. Okay? Ovviamente c'è un nuovo limite di spesa che è stato introdotto dal decreto e che prevede che cosa?
prevede un massimale di intervento che è 50.000 euro per singola unità abitativa, 40.000 euro per un immobile edificio fino a 8 unità abitative e 30.000 euro per più di 8 unità abitative. Questo ovviamente per evitare che ci siano interventi da centinaia di migliaia di euro, magari diciamo senza controllo, okay? Perché ovviamente siamo in Italia dove ho dei limiti molto ampi, cerco di buttargli dentro più roba possibile. Ovviamente partite dal presupposto che se intervengo con la sostituzione degli infissi ho sempre il limite di 50, 40, 30 mila euro anche per quel tipologia di intervento. Partite dal presupposto che magari questa cosa verrà spiegata e resa definitiva con le linee guida del MISE, del Ministero delle Infrastrutture, okay, dei Servizi Energetici. Ovviamente ad oggi non c'è ancora la linea guida, quindi stiamo parlando di quello che è scritto sul decreto. Magari la linea guida andrà ancora meglio a chiarire questi aspetti. Quindi ad oggi noi ci atteniamo a quello che potrebbe essere la bozza dell'articolo 119. Ok, quindi questo è l'aspetto dei cappotti. Ovviamente qual è il vantaggio? Che noi dobbiamo ragionare su cappotti che noi proponiamo, ovvero cappotti nanotecnologici o pressati, lavorare su tipologie di strutture molto sottili, quindi poco invasive, che mi permettono dei grandi risparmi dal punto di vista energetico, ma pochi interventi correlati come dover sostituire tutti i marmi, le soglie, i davanzali, i balconi. Perché ovviamente se io ho un budget di 50.000, 40.000, 30.000, non posso immaginare di dover fare tantissime opere anche a livello strutturale, a livello edile, di carpenteria, correlate al cappotto. Perché più opere faccio, più rischio di sforare, diciamo, il mio tetto massimo. E voi sapete benissimo che quando un cliente magari si trova di fronte alla necessità di dover tirare fuori dei soldi di tasca propria, piuttosto non fa l'intervento. Perché ormai si è, come dire, è mandato e si è comunicato il concetto di tutto gratis. Okay? Se io parto dal presupposto che tutto è gratis, non voglio spendere niente. Anche un euro è già tanto se tutto è gratis per un cliente. Okay? Quindi questa è la prima tipologia di intervento. Tipologia di intervento B. Allora, la tipologia di intervento B si parla di sostituzioni delle centrali termiche centralizzate nei condomini. Allora, questo è un intervento che è abbastanza limitato, ovvero condomini con riscaldamento centralizzato, punto. Non ci sono varie sfaccettature e possibilità di intervento. L'unica cosa che loro qua hanno modificato rispetto alla prima, al primo decreto è che innanzitutto il limite non è più 30.000, ma è 20.000 sotto le 8 unità abitative e 15.000 sopra le 8 unità abitative. Hanno però inserito la possibilità di poter ovviamente detrarre e usufruire dell'eco bonus anche per la sostituzione delle canne fumarie o comunque di tutti gli interventi che sono correlati alla sostituzione della centrale termica. Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, perché comunque andare a sostituire una centrale termica e non poter sostituire i camini o rifare le canne fumarie mi sembra un po' un paradosso. Quindi hanno solamente ampliato il range e reso, tra virgolette, come dire, più ufficiale questa possibilità di intervento. In ogni caso vedrete anche voi che ormai condomini con centrali termiche vecchie, eccetera, non ce ne sono poi così tanti. In questo caso però ricordo che per i condomini è ancora reso più ufficiale il fatto che io posso intervenire solo quando ho il riscaldamento centralizzato, ok? Se io ho un condominio di 20 unità con 20 caldaie singole, ad oggi la normativa non prevede la possibilità di intervenire. Ok? Ve lo metto già come, come cosa assodata, perché ancora è stato espresso questo concetto. Quindi il punto B è abbastanza, tra virgolette, semplice, permettetemi di chiamarlo così. Il punto C dell'articolo 1 invece riguarda la possibilità di intervenire dal punto di vista termico sulle case unifamiliari, e in questo caso è stato anche questa volta aumentato la possibilità di intervenire anche sugli edifici plurifamiliari dove ogni singola unità ha l'accesso indipendente privato. Prima non c'era questa possibilità, adesso è stata fatta. Cosa vuol dire? Torniamo al concetto di prima. Ho un edificio che è una bifamiliare, una trifamiliare o un insieme di villette a schiera. Sono unità immobiliari indipendente se ognuna di queste singole unità ha un accesso diretto privato, ok? Quindi se io ho
un insieme di casette schiera e ciascuna di queste ha il proprio accesso privato indipendente, io le considero come case unifamiliari. Quindi cosa posso fare? Posso sostituire la caldaia esistente e mettere un impianto efficiente. Qui, fra l'altro, c'è il nuovo, la nuova, tra virgolette, soluzione che prevede che cosa? Posso installare una pompa di calore e questo l'ho già assodato. Un sistema ibrido e questo l'ho già assodato. E addirittura adesso dicono, vedremo se sarà confermato, di poter installare caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE numero 811-2013. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso posso addirittura intervenire e installare delle caldaie a condensazione di classe A. Okay? Poi bisognerà capire se è un intervento, come dire, tecnicamente, termicamente e anche in termini di efficienza valido. Okay? Perché ricordo che l'aspetto fondamentale è che io devo dare due classi di efficienza energetica a questo immobile. Okay? Quindi magari sostituire una caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione non mi può dare quell'upgrade, quel salto termico tale da permettermi questo miglioramento, questa efficienza. Quello che consiglio io è di proporre quasi sempre, se non sempre, caldaie ibride, sistemi ibridi, ovvero sistemi composti da una pompa di calore già integrata con una caldaia a condensazione. Ok? In questo modo io vado a rendere sia più efficiente il mio impianto, ma vado anche a dare una grossa spinta dal punto di vista energetico a tutta l'unità abitativa, a tutto l'immobile. Ok? Quindi questa è una cosa fondamentale. La caldaia a condensazione magari la potrei utilizzare come ripiego all'ultimo in caso ci siano delle situazioni particolari e molto, molto difficili dove magari il sistema ibrido non può essere installato. Ok? Magari per vincoli paesaggistici, perché il cliente non vuole la macchina esterna o per altre situazioni che adesso insomma non vado a spiegare. Però diciamo c'è questa possibilità qua. Allora, importante, questi sono i tre interventi trainanti, ok? Quindi i tre interventi fondamentali per poter accedere all'eco bonus. Quindi il cappotto, la sostituzione della centrale termica in condomini e la sostituzione dei generatori di riscaldamento in case singole o singole unità abitative, okay? Indipendenti. Ovviamente in questo caso qua fortunatamente hanno tenuto il budget di 30.000 euro, quindi io posso intervenire dal punto di vista termico e so che ho questo 30.000 euro. Importante. Allora, loro qua parlano di sostituzioni degli impianti di climatizzazione invernale. Allora, sono due le parole che dovete considerare. La prima è sostituzione. Quindi io devo togliere qualcosa e mettere qualcosa. Non fate l'errore che stanno facendo i miei agenti di dire il cliente non ha niente, vuole una caldaia ibrida. No, il cliente se non ha niente, innanzitutto è quasi impossibile. Però si parla di sostituzione, quindi io devo fisicamente rimuovere un apparecchio termico. Devo smaltirlo, devo dichiarare di averlo smaltito soprattutto e devo sostituirlo con un prodotto efficiente. Non posso togliere il boiler dell'acqua calda sanitaria, perché non è un impianto di climatizzazione invernale. Il boiler dell'acqua calda sanitaria è un impianto che fa solamente acqua calda sanitaria, appunto. Quindi non posso smaltire quello. Questa è la cosa fondamentale. Non posso neanche intervenire su nuovi edifici che magari vogliono installare la caldaia ibrida e non hanno ancora la caldaia. Non posso farlo neanche in quel caso là. Okay? Io devo fisicamente rimuovere qualcosa. Devo rimuovere una caldaia pellet, una caldaia metano, una caldaia condensazione, un termocamino. Comunque devo rimuovere qualcosa che ad oggi io utilizzo per fare climatizzazione invernale. Questo è fondamentale. Anche perché partite dal presupposto che l'intervento poi dovrà essere asseverato da un tecnico e il tecnico, se voi non dichiarate che lui sostituisce qualcosa, non vi assevererà mai l'intervento. Quindi quell'intervento è come se non venisse mai effettuato. Okay? Perché non troveremo mai un tecnico che va a rischiare penalmente lui per aver dichiarato qualcosa che poi non è conforme alla normativa. Okay? Quindi questa è la cosa importante. E ricordatevi quindi niente nuovi edifici, quindi niente nuovi interventi, deve esserci per forza una caldaia o un sistema di riscaldamento esistente. Okay? Quindi allora, una volta attivato uno di questi tre interventi, io ho la possibilità di fare delle altre installazioni che sono gli interventi chiamati trainati.
Gli interventi drainati quali sono? Sono tre tipologie di intervento principalmente. Allora, sono quelle riportate all'articolo 2 e 3 che fa riferimento al decreto legge del 2013, ovvero installazioni di solari termici, collettori solari, produzioni di acqua calda sanitaria attraverso pompe di calore, solari termodinamici, eccetera. L'installazione di valvole termostatiche, l'installazione di sistemi, come dire, per la schermatura solare, ok? Quindi tutto un insieme di interventi che mi possono andare a efficientare termicamente l'abitazione. Questi ovviamente sono interventi che, se sono dal punto di vista termico, rientrano nel massimale citato prima, ovvero i 30.000 euro. Cosa vuol dire? Che se io sostituisco la caldaia esistente, metto una caldaia ibrida e voglio mettere le valvole termostatiche, in più voglio mettere il solare termico e voglio mettere anche, faccio un esempio, dei fan coil e venticonvettori, ho sempre come massimale i 30.000 euro. Okay? È importante questo. Perché bisogna evitare di caricare troppi prodotti, perché poi magari c'è il rischio di sforare questo massimale. Okay? Però comunque posso proporli, anzi, molto probabilmente dovrò proporli, perché è una cosa molto utile, anche al fine energetico. Ovviamente l'altro intervento importante che viene trainato è l'aspetto elettrico. Okay? Come dicevo giustamente prima Romeo, e l'ho sentito, noi abbiamo la possibilità di installare vari prodotti elettrici, che sono il fotovoltaico. Il fotovoltaico abbiamo un massimale di 2.400 euro al kilowatt picco installato, comprensivo di tutto, quindi comprensivo di staffe, pannelli, inverter, eccetera, eccetera, fino a un massimo di 20 kilowatt picco. Allora, partite dal presupposto che il massimo dei 20 kilowatt picco non è determinato dalla volontà del cliente, ma è determinato da aspetti tecnici, quali la tipologia di contatore presente, se è un contatore monofase o trifase, e della tipologia di impianto anche già esistente, perché ovviamente si può intervenire anche in situazioni dove c'è già un impianto fotovoltaico. Partite dal presupposto che il massimo della potenza ufficiale ad oggi possibile in monofase è 6 kW picco. Poi ci sono delle zone dove e-distribuzione mi permette di arrivare anche a 9 kW picco. Però è una cosa che varia da zona a zona in funzione della linea presente di bassa tensione. Cosa vuol dire? Che se io ho una linea di bassa tensione che arriva fino a casa mia e mi permette di avere una potenza di 9 kW, io posso mettere un fotovoltaico da 9 kW. O uno o due fotovoltaici, o anche tre fotovoltaici che sommati arrivano a 9 kW. Perché ricordatevi che non è la potenza del singolo impianto, ma la somma di tutti i generatori presenti. Perché se io ho, faccio un esempio, tre impianti da 3 kW, la somma è ovviamente 9, quindi io devo avere una linea che permette di avere 9 kW picco di potenza erogata istantaneamente. Ok? Io quello che consiglio sempre è di attenersi sempre sui 6 kW picco massimi. Perché? Perché si evita di avere il rischio che Enel dopo vada a bocciare la pratica. Okay? Ovviamente se ho un 6 kW picco e vado a proporre al cliente 6 kW picco, so che ho il massimale di 2.400 euro, quindi 14.400 euro di intervento complessivo. Poi cosa posso andare a installare? Posso andare a installare la batteria di accumulo, e in questo caso ho il massimale di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo. Posso lavorare anche con varie batterie collegate in cascata e quindi posso anche aumentare la mia capacità di accumulo. Ovviamente partite dal presupposto che l'accumulo non è uno di quei prodotti che più carico, più capacità, meglio lavora. No, perché comunque deve essere studiato e progettato in proporzione alla capacità capacità di accumulare, quindi di produrre energia, la capacità di consumarla. Perché se io vado a mettere un accumulo molto capiente che non viene mai utilizzato, alla fine vado a deteriorare le celle di litio presenti all'interno. Viceversa, se io ho un accumulo che non viene mai, caricato abbastanza bene, oppure scaricato anche abbastanza bene, succede la stessa identica cosa. Quindi l'accumulo, diciamo, in linea di massima conviene sempre mettere intorno ai 10 kW di capacità. Non ha molto senso eccedere, a meno che non ci siano delle situazioni particolari, ovvero delle case dove hanno un grandissimo consumo di energia elettrica, soprattutto serale e notturno. Allora là c'è bisogno di fare
una verifica energetica particolare, specifica, ok? Quindi ricordatevi che c'è questo massimale di 1000 euro per ogni kilowattora di accumulo installato. L'altra tipologia elettrica che io posso andare a installare riguarda la stazione di ricarica. La stazione di ricarica che noi andiamo a trattare è una stazione di ricarica che è già collegata all'inverter del fotovoltaico e all'inverter delle batterie, ha una potenza di scarica che varia dagli 11 ai 22 kW istantanei e quindi ha la possibilità di fare anche una gestione domotica insieme alla batteria di tutto l'impianto elettrico. Ad oggi non sono stati emanati dei tetti massimi di spesa, ok, per quanto riguarda la wall box, quindi la batteria, la stazione di ricarica, però qui mi allaccio a un altro discorso importante. Allora, rispetto a quello che è stato emanato nella prima bozza, adesso negli articoli finali, che sono quelli che vanno dal 13 in poi, hanno fatto espressa diciamo comunicazione del fatto che ci saranno dei prezziari, ok? Infatti loro dicono che a breve usciranno delle linee guida dell'Agenzia delle Entrate e eventualmente anche del MISE, dove indicheranno dei prezzi massimali per tutte le tipologie di intervento. Allora, non è molto chiara quella che viene detta qua, perché poi si fa anche riferimento ai prezziari di ogni regione, di ogni provincia, della Camera di Commercio. In realtà questi prezziari non ci sono specifici, cioè non ci sono in ogni regione, in ogni provincia, in tutte le Camere di Commercio dei prezziari per ogni singolo intervento. Bisogna vedere se sarà una cosa che verrà fatta o meno. Ok? Ad oggi non lo sappiamo ancora, quindi non abbiamo ancora questo dato. Partite dal presupposto che entro 30 giorni da quando sarà convertita in legge la normativa, uscirà la linea guida del MISE, ok? Quindi noi sappiamo che se entro il 18 di luglio verrà convertita in legge la normativa, entro il 18 di agosto il MISE dovrà emanare le linee guida, ok? E a quel punto avremo un quadro ancora più dettagliato. Io spero e credo che il MISE non andrà a sconvolgere completamente quello che sarà la legge emanata il 18 luglio. E sarà abbastanza allineata. L'unica incognita è questo famoso prezziario, ok? Perché fonti ufficiose dicevano che ci sarebbe stato un prezziario dettagliato per quanto riguarda anche le pompe di calore, le caldaie, con dei prezzi al kilowatt di capacità installata. Bisogna vedere, non lo sappiamo ancora. Quindi, viviamo un po', navighiamo a vista, aspettiamo di quello che ci sarà e intanto lavoriamo con i massimali che sono stati emanati dalla legge. Poi eventualmente... Nicolò, entro un attimo, ti interrompo. Sono Andrea Mondini. Ciao, dovrebbero mettere il presiario dei, però è fortemente carente, proprio su questo lato qua. Quindi, chissà cosa succederà. Però dovrebbero mettere il dei, su capotti, su... L'edilizia va bene, ma sugli impianti, su queste cose qua tecniche è scarso, molto scarso. Dicono che lo stanno riempendo, lo stanno aggiornando, ma vedremo. Però dovrebbero mettere il DEI, che è, per esempio è abbastanza alto, non è che è tanto tirato. Prego. No, giusto Andrea, bravissimo. Intanto noi lavoriamo con i massimali imposti dalla legge. Poi successivamente vedremo quello che capiterà. Il mio consiglio è che comunque cercheremo di lavorare a questo punto con pompe di calore e sistemi che abbiano una certa potenza termica. Questo ci permette quindi un domani di avere un massimale più elevato. Perché faccio un esempio, se domani la legge e il prezziario dirà possiamo vendere 1500 euro per ogni kilowatt termico della pompa di calore, a quel punto mi conviene vendere una pompa di calore di una potenza più elevata. Non ha senso vendere una pompa di calore da 4 kW. Non ha senso né dal punto di vista termico né dal punto di vista economico. Quindi bisognerà cercare ovviamente di lavorare con dei sistemi che mi permettano una produzione abbastanza importante e una potenza abbastanza importante. È la stessa identica cosa che bisogna fare col fotovoltaico e con le batterie di accumulo. Ovvero, non ha senso lavorare con impianti piccoli. Perché? Perché con impianti piccoli non c'è neanche il guadagno aziendale, ok? Se io vado a installare un kilowatt a 2.400 euro, non vado neanche a coprire i costi iniziali.
Okay? Quindi mi conviene sempre cercare di vendere impianti potenti con grandi capacità di accumulo, con grandi potenze termiche. È anche un vantaggio per il cliente comunque, okay? Visto che se l'obiettivo è quello di dire è tutto gratis, a questo punto mi compro comunque un prodotto che abbia una certa validità dal punto di vista termico e dal punto di vista energetico. Okay? Questo poi è il quadro generale. E, ovviamente poi è stato modificato anche l'articolo 121, però per quanto riguarda l'articolo 121, che è quello relativo alla possibilità di cedere il credito, bisognerà secondo me aspettare due cose. Allora, in primis la legge attuativa, definitiva, perché si parlava addirittura di una verifica del DURF. Cosa vuol dire? Si sentiva, era stato diciamo emanato a livello ufficioso una notizia in cui il cliente, per poter accedere alla cessione del credito, non doveva avere pendenze fiscali. Cosa vuol dire? Io faccio un intervento da 100.000 euro, cedo il mio credito all'azienda, l'agenzia delle entrate dice: aspetta un attimo, tu hai un debito nei miei confronti di X mila euro, non puoi cedere il tuo credito. Prima cerca di pareggiare la tua situazione e andare a evitare di avere contenziosi con l'agenzia delle entrate e poi puoi cedere quel credito. Questa notizia in realtà i 5 Stelle l'hanno un po' smentita dicendo che il loro obiettivo è quello di evitare questi controlli fiscali sul singolo cittadino, in ottica soprattutto condominiale. Perché? Perché se io faccio domani un intervento su un condominio di 40 unità, di sicuro uno su 40 ha un problema con l'agenzia delle entrate o qualche situazione particolare a livello fiscale. E quindi questo potrebbe andare a bloccare completamente l'intervento. Quindi bisogna capire un attimo se ci sarà l'ufficialità di questa situazione. In ogni caso noi stiamo già prevedendo di anticipare ai clienti da cui andiamo il fatto che possa esserci la richiesta magari del DURF, che sarebbe un documento che va a dichiarare che non hanno alcuna pendenza con enti diciamo statali dal punto di vista fiscale. Sarebbe un po' l'equivalente del DURC delle aziende, in questo caso a livello personale e privato. È comunque una richiesta che dovrà fare ogni singolo cittadino nei confronti con il proprio commercialista, ok? O con il CAF diretto suo, per una questione di privacy. Poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è l'aspetto legato alle asseverazioni e alle certificazioni, ovvero la normativa ha confermato il fatto che ci devono essere tutto un insieme di asseverazioni tecniche, economiche e il visto da parte di un commercialista che vada a rendere certificato il mio credito, ok? Ovviamente partite dal presupposto che tutti questi enti debbono essere degli enti esterni all'azienda che fa l'intervento. Cosa vuol dire? Che io, azienda NTC, faccio un esempio, non posso avere al mio interno l'asseveratore, perché l'agenzia delle entrate, il governo dice che ovviamente dopo c'è, come dire, una situazione di conflitto, come chance di conflitto, del fatto che magari io possa andare a obbligare un mio asseveratore che lavora per me ad asseverare il mio intervento. C'è la necessità di far asseverare l'intervento da un professionista terzo, quindi da un'azienda terza, esterna. Bisogna capire se questo professionista deve essere anche esterno rispetto al mio appaltatore, ovvero all'azienda che poi andrà a eseguire materialmente l'intervento. È una cosa che non è ancora stata definita, ma che bisognerà verificare. In ogni caso, partite dal presupposto che ogni intervento deve essere asseverato, certificato e anche, come dire, bollinato da parte di un CAF, di un commercialista, di un consulente del lavoro che abbia requisiti. Okay? Quindi gli interventi, ve lo spiego già da ora, devono essere degli interventi sicuri al 100%. Non possono essere fatti degli interventi dove mi viene richiesto dal commerciale: dai, fammi un favore, è un mio amico, è un mio cugino, perché poi partite dal presupposto che quell'intervento non verrà mai asseverato. Okay? Quindi è importante che non ci siano problemi. Soprattutto un aspetto fondamentale è che non ci siano problemi dal punto di vista immobiliare sull'edificio. Cosa vuol dire? Non devono esserci abusi, non devono esserci situazioni non sanate, non devono esserci situazioni critiche, perché ovviamente partite dal presupposto che domani l'agenzia delle entrate andrà a fare dei controlli a tappeto e appena trovano una virgola fuori posto è un problema grosso di tutti, del cliente, dell'azienda, dell'asseveratore, del certificatore. Questa è una cosa fondamentale da chiarire subito col cliente. Vi do un consiglio mio personale, che è questo:
Questo diciamo ecobonus ci ha aperto tra virgolette un mondo e quindi noi avremo la possibilità di captare una valanga di clienti che vogliono accedere a questo tipo di intervento. Evitiamo di doverci, come dire, interstradire su tipologie di intervento rischiosi che magari è inutile tra virgolette perseguire, perché intanto anche se tra virgolette perdiamo un cliente particolare, di sicuro ne troveremo due, tre, mille semplici. Questo è il mio consiglio spassionato, ok? Perché? Perché io vedo anche con i miei ragazzi che sono in giro tutti i giorni che ogni tanto si bloccano su delle situazioni dove difficilmente riusciremo a trovare diciamo, un punto di esecuzione, un punto che ci permette di intervenire su quell'immobile là. Conviene ragionare su e standardizzare la situazione e ragionare su cose semplici. È il consiglio che vi do io. Poi, ovvio che se è casa vostra, si cercherà in qualche modo magari di farlo l'intervento. Ma se si tratta di clienti terzi, il mio consiglio è di cercare di lavorare su situazioni abbastanza semplici, definite, delineate, con interventi semplici e, come dire, abbastanza rapidi. Perché? Perché comunque l'orizzonte temporale non è così ampio. Ad oggi dicono che ufficiosamente è stato portato al 30 giugno 2022, ma state tranquilli che non è un orizzonte così ampio da dire possiamo portare a casa il mare di lavoro, ok? Dopo ci potrà essere una proroga ulteriore, eccetera. Però se noi abbiamo come orizzonte temporale quello del 30 giugno 2022, considerando che per magari interventi come cappotti, infissi o cose del genere, ci può essere una dilatazione di tempi importanti anche per quanto riguarda le pratiche comunali, l'ordine del materiale e tutte le eventuali opere, diciamo, da fare preinstallative, diciamo che le tempistiche non sono proprio così, così semplici e così ampie. Ok? Questo è quello che vi dico io. E in ogni caso, ripeto che siamo in attesa anche in questo caso qua, per quanto riguarda la cessione di quello che sarà la linea guida dell'Agenzia delle Entrate, per capire in maniera definitiva e delineata quale sarà l'iter procedurale per poter, come dire, trasformare un contratto in un credito certificato. Ok? Ad oggi abbiamo questi due articoli. Manca ancora, diciamo, l'ufficialità e soprattutto la linea guida che mi andrà a spiegare, realmente anche il modus operandi delle varie asseverazioni. Ok? Questo è un po' il quadro generale di tutto. Se voi Grazie. avete domande, dubbi, perplessità, sono qua a disposizione. Grazie Nicolò, intanto interessantissimo. Ti pongo una questione. Tu vedi il mio schermo? Questo è un condominio, ok? Dove questi due appartamenti salgono dalla scala del retro, questi due appartamenti entrano dalla porta laterale indipendente, niente hanno a che fare col condominio se non i garage qua sotto. Questa è casa unifamiliare su queste due piano terra? Allora, questo è il classico esempio che è un po' una via di mezzo, nel senso che la domanda che vi faccio io è questa. Allora, l'edificio è considerato un condominio, punto di domanda? Perché Sì, quell'edificio ufficialmente è un condominio. Quindi certo. cosa vuol dire? Che anche quei due appartamenti al piano terra che hanno l'ingresso indipendente però sono soggetti alla volontà di tutto il condominio. Perché se loro domani vogliono rifare la tinta delle loro pareti esterne, deve essere approvata da un'assemblea condominiale. Quindi Quindi questa è loro sono ufficialmente un condominio. la ratio. La ratio è questa. Sì. Benissimo, io chiuderei la registrazione e poi passiamo alle domande. Perfetto.